intanto chiediamo scusa di questa inversione del programma. Abbiamo ritenuto, con il permesso e l'autorizzazione di Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, di procedere prima alla scopertura della targa, con la quale, dietro espressa e formale autorizzazione dell'ASP di Reggio Calabria, intitoleremo questa struttura sanitaria dell'ASP al compianto dottor Giuseppe Gullì, vittima di mafia, rapito sulla strada Montebello Fossato il lontano 21 di febbraio del 1980. Abbiamo ritenuto necessario, proprio nell'anno della memoria, celebrato a Locri il 21 marzo di quest'anno, a cui il Comune di Montebello ha aderito, prendendo impegno nella stessa delibera, di ricordare nel nostro territorio il compianto dottor Giuseppe Gullì, vittima di un esecrabile e drammatico evento per mano dell'anonima Sequestri, sorella o fratello o genitore comunque del fenomeno della criminalità organizzata che infesta la Calabria e i nostri territori. Ricordare e dedicare la struttura sanitaria di Fossato, che ci accompagnerà e ci aiuterà perché diventi in futuro un centro di servizi sanitari vero, mentre oggi è solo ospitante della Guardia Medica, nato molti anni fa come dei hospital, però come tutta la rete dei hospital in Calabria non ha avuto grande fortuna. Noi ci auguriamo, nel prosieguo della nostra azione, con l'aiuto di tutte le autorità e soprattutto nell'ambito della strategia per le aree interne, di poter far diventare questa struttura dedicata alla memoria di questo grande concittadino un centro di servizi sanitari per tutte le aree interne che ruotano intorno a Fossato. Noi proseguiremo poi un incontro presso la scuola elementare. Abbiamo preferito anticipare la scopertura della targa perché il tempo passa, Fossato poi fa freddo e magari si fa anche un po' di buio, anche se non abbiamo intenzione di andare per le lunghe nella iniziativa che avremo l'inizio dentro la scuola. Volge verso quel fine. Noi con grande affetto siamo vicini al compianto dottor Gullì e alla famiglia qua presente, in un momento di grande conforto, perché la memoria del padre perso in quei drammatici momenti possa essere non solo onorata dalla comunità che non l'ha mai dimenticato perché lo apprezzava molto, e possa essere anche un monito per il futuro, perché le attuali generazioni, tutti noi che abbiamo responsabilità, e le future generazioni possano, nel ricordare la figura del dottore Gullì, trarre esempio, perché la legalità sia il pane quotidiano come la libertà, ma la libertà senza legalità e senza eliminare questo fenomeno drammatico che la mafia nel suo insieme, da noi con la specificità di 'Ndrangheta, che perseguita queste terre e impedisce lo sviluppo di queste terre. Dobbiamo essere testimoni veri, quotidiani, della battaglia contro questo fenomeno, per essere rispettosi e rispettare veramente il sacrificio del dottore Gullì per mano della criminalità organizzata. Noi questo impegno assumiamo, di essere sempre fedeli interpreti del suo pensiero, del principio fondante che ha guidato la sua vita, per essere al servizio della comunità in una battaglia di civiltà
di progresso di queste terre, che finalmente possano scoprire la bellezza, la dolcezza di un territorio non più infestato dal malaffare, ma libero, prospero e capace di costruire liberamente il proprio futuro. Ringrazieremo, ma lo facciamo anche ora, Sua Eccellenza il Prefetto, per aver voluto essere presente a questa iniziativa, e tutte le altre autorità lo faremo in maniera specifica, diretta, nell'incontro che avremo nel salone della scuola elementare. In questo momento, insieme a Sua Eccellenza il Prefetto, insieme ai familiari, procederemo. Il sindaco Bebbi e la sindaca che dovrà entrare si accomodano qua accanto a me e alle autorità qui presenti. Procederemo alla scopertura della targa che ricorda e attribuisce alla memoria del dottore Gullì questa struttura, che speriamo diventi splendida in pochi anni. Un applauso al dottore Gullì. La signora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, origine e fonte di ogni bene, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Vicari, le meraviglie del creato, gli eventi della storia, che una misteriosa provvidenza volge a fine di bene, le opere degli uomini, amati dalla giustizia e dalla pace, muovono il nostro cuore a benedire Dio, sorgente prima di ogni dono. Noi crediamo, con l'Apostolo Paolo, che tutto coopera al bene di coloro che temono e amano il Signore. E in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto, perché aderendo in Cristo sua volontà, tutto compiamo per la sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Nella speranza noi siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Eleviamo adesso come Chiesa e come popolo di Dio la preghiera al Signore, con le intenzioni che i nostri cuori vogliono manifestare, affinché sia la pace nei cuori dei familiari presenti nel compianto Giuseppe e di coloro che sono qui intervenuti per la celebrazione di questo momento, che ci ricorda nel cuore ciò che non dovrebbe mai più accadere nella nostra storia e nella nostra vita. Allora eleviamo la nostra preghiera al Padre e con fiducia diciamo: converti i nostri cuori, Signore. Converti i nostri cuori, Signore. Per la pace che viene dall'alto, per la dispersione di ogni progetto di violenza e di guerra, per la rinuncia alla corsa agli armamenti,
per un cammino di riconciliazione tra i popoli, preghiamo. Converti i nostri cuori, Signore. Per questo nostro paese e per coloro che lo abitano, per tutti coloro che sono senza lavoro e sono tentati di entrare nelle file della malavita, per la conversione dei mafiosi e di chi impone il potere, per tutti coloro che lavorano con dignità e onestà, preghiamo il Signore. Converti i nostri cuori, Signore. Per le istituzioni civili, militari e religiose, perché cooperino all'edificazione del bene in difesa di coloro che attendono la realizzazione della giustizia e della pace, preghiamo il Signore. Converti i nostri cuori, Signore. Davanti al tuo Figlio Gesù, che dalla croce ci dona il soffio del suo spirito, ci ricordiamo, Padre, dei nostri parenti e amici defunti. Ci ricordiamo anche delle vittime della mafia, in particolare del signor Giuseppe. Fa risplendere su tutti lo splendore del tuo volto, preghiamo. Converti i nostri cuori, Signore. Completiamo le nostre intenzioni di preghiera con la preghiera che il Signore ci ha lasciato. E ci mettiamo tutte le intenzioni del nostro cuore, chiedendo l'intercessione del Padre per i bisogni, le necessità dei familiari e di tutti coloro che partecipano a questa cerimonia, a questo momento di preghiera. Con fiducia di figli diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, benedici noi e questa lapide commemorativa, opera delle nostre mani. E fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente scenda su ciascuno di noi qui presenti e con voi rimanga sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.